Beh ragazzi, qui Falcon e benvenuti sul mio canale con questo mio primo video su Halo 3. Iniziamo subito a mutare un attimo la gente. E siamo qui appunto con questo primo video di Halo 3 e su questa mappa e su questa modalità che io assolutamente non conosco. Per dirvi che ho scaricato Halo 3 appunto perché era gratis sul marketplace Xbox. Io non ho mai giocato ad Halo, né mi sono interessato più di tanto a questo gioco, quindi non conosco assolutamente nulla. Ho fatto giusto un po' di private con gli amici, tanto per ambientarmi. Da quel che ho capito sembra che sia un deathmatch assolutamente solo con le spade. Quindi vediamo di farci aprire subito. Io abbasso un pochino il volume della tele, perché è troppo alto e poi sentite eco. Perfetto. Allora, andiamo subito ad uccidere qualche nemico. Attenzione. Vai. Bella. Dai, divertente sta modalità. Divertente, divertente. Il trucco sta nel... Oh, nel non farsi colpire. Prima di tutto, il trucco sta nel non farsi colpire e nel soprattutto cercare di colpire l'altro quando ha già fatto l'affondo. Almeno penso di aver capito questo nei pochi minuti di Halo che sono riuscito a giocare. Perché comunque intercorre come si dice, un tempo in cui diciamo dobbiamo... Cioè, dobbiamo aspettare un... Dove va? Dove cazzo va? Coglione. Vabbè, trovo anche quelli stupidi in partita. Va bene. Non mi lamento certo. Non mi lamento di certo. Ok, questo l'abbiamo ucciso. Uccidiamo anche questo. Bravissimi. Io sblocco anche gli obiettivi in live. Sì, mi pare giusto. Attenzione. Oh, piano, piano, piano. Non in due possibilmente. Mi lagga un pochettino. Penso si sia visto. E comunque sto vincendo. Quindi sucate. Coloro che pensavano facessi schifo, sucate di gusto, di cuore, di tutto quanto. Si possono anche lanciare le granate o anche qualche granata. Dove sono i nemici? Eccolo. Bella che non mi ha visto. Aia. No, c'avevo quello dietro. Ecco perché non riuscivo ad andare indietro. Perché ero bloccato, raga. Ok. Adesso vediamo se... Ok, questo l'ho proprio fregato. Vediamo se riusciamo... No! Volevo provare ad appiccicargli la granata che penso sia tipo Semtex. E appiccicargliela deve essere tipo una gran figata. Tipo... Basta. Vedo tutti che stanno facendo un gran bel mucchione là di sopra. Andiamo anche noi. Ok, uno siamo riusciti ad abbatterlo. Adesso abbattiamo anche questo. Se ce la faccio, ce la faccio. Dove è andato il tipo? Ecco, per chi magari arriva da Call of Duty e pensa di cimentarsi con Halo, beh, scordatevi ogni somiglianza e tutto quanto. Vabbè, oh, vabbè, a parte la modalità che qua si usano delle gran spade e poca roba da sparare. Comunque, comunque, ad esempio, scordatevi il dropshot, ovvero quando sparate abbassatevi, perché qui è molto più... Madonna, questo è un mostro. È molto più utile saltare e sparare. Almeno da quel che ho potuto provare. Perché il salto è veramente grande. Quindi potete fare con Kamada, con Kamada, con comodo o con calma. Ho fatto una brutta fusione di parole. E, insomma, potete fare con calma, uccidere il vostro nemico, prendervi il vostro tempo. Chi c'è dietro di me? Oddio! Proprio non l'ho visto. Eppure c'è il radar, eppure non l'ho visto, vabbè. Dove sono gli altri? Eccolo. Ah, è vero, non c'ho granate. Le granate si raccolgono da per terra. Dove va? Dove sta andando? Oh, questo qua è tosto, raga. Boia. Mostro.
Dio buono. Sta facendo una strage lui lì. Adesso lo inculo io. Vai, mo. Dio buono, è un mostro. Boia. Bella. Doppia uccisione, ragazzi. Falcon su Halo devastante. Meglio di Cortana proprio. No, non è vero. Dio, se Cortana mi vedesse in questo momento, probabilmente mi direbbe che sono la più grande bestemmia di Halo mai concepita sulla Terra. Perché io so già che sono un insulto io per questo gioco. Anche se devo ammettere, è veramente, veramente divertente. Veramente divertente. Più che altro io me la prendo. Insomma, non è come con Call of Duty che cerco anche di fare una degna figura, perché uno dice fai il canale prevalentemente su Call of Duty, insomma, cerchi di fare dei video decenti almeno come risultato così. Ma invece proprio non essendo il mio campo, proprio mi dive me la prendo con scialla proprio, cioè non mi interessa se faccio schifo, se faccio proprio tranquillo, tranquillo, proprio me lo sento proprio pace. Ok, è un discorso abbastanza da fattone, però insomma, è per intenderci. Vieni qua, bestia. Pff, boia, non ho neanche avuto il tempo di reagire, di fare nulla. Allora. Sì, ma quello là sta fermo. Grazie che lui qua ara i culi. Quegli altri stanno fermi. Bella. Cerchiamo di difendere tatticamente la posizione. Però non vedo gli altri. Questo qua cos'è sto robo? Aia! Cos'è? Vedete, io ragazzi, queste cose ancora non le so. Ditemi tutto, ragazzi. Ditemi tutto. Mi dovete dire tutto. Boia, qua c'ha comando. C'ha comando su Halo. Vabbè. Dai che andiamo. Mi piace saltare in sto gioco. Mi piace. Ci provo gusto. Non farti ammazzare. Bravo. Ti devo abbattere io. Boia, ma questo qua è un mostro. Infatti mi sta anche recuperando. Io non ci vado più da sto qua. Ecco, giusto prenderlo. Aspetto che venga lui da me. Ecco, adesso! Vai adesso! Vai! No, l'ho lisciato! Ecco. Vedete, sono proprio scarso, ma proprio tanto, tanto, tanto. Mi è anche passato in testa. Dov'è? Oh, oh, vai piano. No, madonna. È lost secondo me, perché è veramente, veramente troppo. Ma io vedo solo lui lì? Non ci so, non c'è altra gente, non. No. Non c'è altra gente, c'è solo lui qua. Poi fra l'altro questa è la mappa che ho provato con i miei amici in quella partita. Oh, posso ucciderlo, posso uccidere. Ma non ti puoi girare, cosare, solo me. Cristo. Io non ho capito perché questo lo uccido con un colpo e questo invece mi ci vogliono 600 milioni di miliardi di colpi. Ta na 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 na. Questo sì che è un duello, raga. Mi ha aperto come se non ci fosse un domani. Mi ha veramente aperto. Dov'è? Vinca. Ma Dio boh, ma come fa? Ma è un mostro, ragazzi. Vabbè, io uccido quelli verdi. Io uccido quelli verdi. Ah, vieni qua. Poi se vuol venire, viene poi lui. Via. Ah, becca di questo. No! Miseria, io faccio lo sporco lavoro. Oh, raga, gli manca. Ah, ha vinto. Porca miseria. Però, secondi. Siamo arrivati, dai, secondi. Ci può stare, ci può stare. Adesso, ragazzi, sapete cosa faccio? Io vi salto un po' di intermezzo. Andiamo a cercare una partita un po' più. Pian 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 da sparare. A dopo. Ok ragazzi, siamo tornati. Siamo tornati più carichi e forti di prima.
Attento, guarda di dietro. Oh, ma sto qua? Ma che cazzo, what the fuck? Ma che Cristo. Niente ragazzi, Lost ha pensato bene di far crashare tutta la partita, tutta la squadra, tutto quanto. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, magari ne farò altri che comunque Halo mi attira, insomma. E quindi magari lasciatemi tanti tanti consigli e nulla, io vi saluto, un ciao ciao da Falcon e alla prossima. Bella!